Questo è un viaggio che non si può evitare. Non c'è un'età precisa per iniziarlo, né un luogo da cui partire. L'importante è muoversi. Sono un pesce d'acqua, non posso respirare con questi polmoni corrotti. Tutto il sole gelo, soffocano il petto. Personalmente per me, io sono una vagabonda e quindi mentre Modena è la mia casa mi muovo sempre, quindi io torno a Modena ma mi muovo un po' ovunque nel mondo, studio lontano, lavoro lontano e quindi per me il viaggio è il modo in cui ho deciso di vivere, e però porta anche la voglia di tornare a casa tutte le volte, quindi un po' questo Ulisse moderno. Perché Gea? Gea, io mi chiamo Gaia. E Gea sempre, sono cresciuta con la mitologia greca, quindi questa Gea, questa figura potente, femminile della terra, quindi molto viscerale, l'ho sempre vista come il mio alter ego artistico, quindi io sono un po' più timida, un po' più chiusa personalmente, ma quando vado sul palco voglio essere una potenza come Gea. I piedi nudi per terra, ma si guarda comunque verso il cielo, verso l'alto. Sì, esatto. Bella strega salda sulla terra, ma guardare sempre oltre. È giusto che perché c'è il summit, poi questo summit dove sarà possibile trovarlo? The Summit uscirà, registreremo anche con i nostri tutor, noi band, e a breve, e lo faremo uscire su Spotify, YouTube, insomma su tutte le varie piattaforme di streaming. Prossimo obiettivo, a parte ovviamente l'album? Il prossimo obiettivo è, questa è una band nuova che è stata proprio creata in vista di questo spettacolo, quindi vogliamo solidificarla, diventare una band vera e propria a tutti gli effetti, iniziare a fare dei tour e appunto incidere questo album e portarlo alla gente. Presentiamo un'ulteriore puntata di Rock all'Opera, che era nato insieme al Centro Musica come idea del Teatro Comunale di ospitare dei giovani gruppi del territorio, cantautori o gruppi rock, band rock, che sarebbero potuti venire a fare una loro esperienza in teatro. Come sappiamo, date tutte le vicissitudini del Covid, il progetto è cambiato e comunque i ragazzi sono stati preparati, intanto selezionati con una selezione che è stata fatta a dicembre, e tra dicembre e gennaio, poi hanno seguito per alcune settimane i loro coach, Lalo Cibelli, Alex Class per la musica e Gaia Bendini, che è l'autrice che ha vinto la selezione, è autrice dei testi e della musica. È stata seguita sia per i testi che per la recitazione che per la musica da questi coach e stasera si esibiscono, quindi sono giovani, diciamo ancora non conosciuti, ma speriamo che questo lancio possa servirgli per la loro carriera.